Bene, 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 salve, salve. L'ultimo video che ho postato era praticamente una partecipazione ad un concorso di composizione di colonne sonore. Praticamente dovevamo comporre una colonna sonora per una scena d'azione tratta da un film, cercando appunto di enfatizzare tutta la dinamicità delle scene. Sono stanco e non mi vengono i termini. Ho partecipato. Non ho vinto, cioè, era ovvio, potevo mai vincere. Ha vinto questo tizio che ha un nome assolutamente impronunciabile per me, soprattutto a quest'ora. Vi invito a sentire la sua composizione, mentre invece io ora volevo farvi vedere come ho composto la mia, per darvi un po' un'idea di come io ho interpretato questo tipo di scena. Allora, quindi vi faccio vedere intanto come ho sceneggiato e poi vi faccio vedere la sessione. Allora, intanto questo tizio che non so chi sia, però lo vedo accasciato davanti a un computer, penso che sia una scena abbastanza drammatica e quindi la sottolineo con una nota di pianoforte molto grave e sospesa. Ce ne sarà un'altra nel momento in cui la camera si sposta sul dettaglio del cellulare. Dettaglio del cellulare. Dopodiché lui si sveglia, un arpeggio, la nota cambia perché c'è il cellulare. Ed ecco che parte tutto il dinamismo. Ha letto qualche cosa che lo spinge a prepararsi tutta una serie di armi e bagagli. Ed ecco che parte la scena d'azione. Quando lui esce col sync, partono i tamburi. È l'unica libreria extra oltre a quelle che ci hanno imposto loro. Potevamo sceglierne una. Ho scelto i tamburi perché mi sembrava la cosa più ovvia per sottolineare una scena di tensione. Ora mi va tutto fuori sync perché sto facendo play pause e quindi va tutto fuori perché ogni volta ritriggere il MIDI. Dopodiché i tamburi cessano perché lui si ferma e c'è un elemento che sottolinea la torre. Dopodiché si riprende a correre, c'è un basso con un filtro che sale mentre lui sale le scale. Qui il filtro si scurisce perché lui si ferma e sta guardando il cielo per vedere dov'è l'orientamento migliore delle cose che deve fare. E dopodiché qui, dato che guarda l'orologio, ho messo un suono di drumstick che dovrebbero sottolineare tipo il ticchettio delle lancette e tutto il resto sparisce perché lui si ferma. A questo punto, l'ultimo colpo di taiko, che sono questi tamburi tipo da guerra, è molto forti, nel momento in cui lui si inginocchia e comincia a fare tutte le sue operazioni. E lì qualcosa cambia perché lui non sta più scappando, ma, o comunque non sta più correndo, ma sta facendo un'altra cosa. E quindi cambia anche la melodia. Sempre questi violini incalzanti con questo ostinato, i taiko che vanno a ritmo con le scene, e dopodiché una chiusura sul taglio della camera. Adesso vi faccio vedere la sessione. Questa è la mia traccia video, due tracce di piano, una è quella con le note gravi, quello che dicevo per sottolineare la torre. Ok, questo è l'ostinato, che è questo delay. C'è un'automazione di volume per fare su e giù, per dargli un minimo di movimento nel momento in cui lui parte. E ci sono anche questi cambi ritmici, perché non avevo il montatore accanto a me o comunque a disposizione a cui poter dire: guarda, allungami un pochino la scena, accorciami un pochino la scena. Ho dovuto fare la composizione sul montato. Ora, di solito nei film, comunque prima si compone, gatto, comunque prima si compone la colonna sonora, poi la si importa nel progetto di montaggio del film e si fa un editing e si taglia e incolla. Stavolta non avevo tutto questo tempo e neanche la voglia di mettermi lì a fare a parte la colonna sonora e poi mettermi pure a fare l'editing. Ho fatto più o meno prima a
comporre direttamente sopra la scena, che comunque durava un minutino. La difficoltà qual è stata? Che non avendo una griglia BPM di riferimento, sono dovuto andare un pochino con i controtempi e con le suddivisioni a cercare di prendere gli stacchi di camera, e quindi ogni tanto ci sono anche appunto dei controtempi, delle misure un po' strane. In questo caso, anche per dare un po' di movimento, il pianoforte va un po' in battere e un po' in levare. Dopodiché abbiamo queste, le ho mutate, non le ho fatte più perché cos'erano questa cosa qui? Ah, ok, queste le ho convertite in audio per poterci mettere qualcos'altro, perché ho fatto un MIDI statico, gli ho dato un crescendo nella velocity del... come si chiama? Nella velocity, ma perché mi devo complicare la vita io? Dopodiché l'ho stampato in audio semplicemente per poter lavorare meglio con le automazioni. Dopodiché, che altro abbiamo? Giusto per farvi sentire un po' i suoni. Abbiamo questi violoncelli e poi che altro? Altri violini. Ah, ok, abbiamo questo effetto con un autopan, questo è interessante. Queste sono, praticamente sono le loro strings con questo effetto particolare di delay, che sono andato ad accentuare, vabbè, un minimo di EQ e quant'altro, e poi gli ho messo questo autopan per dare questo effetto di tensione nel momento in cui lui guarda la foto della famiglia. Sotto tutto quanto abbiamo, beh, un piccolo arpeggio di chitarra che sottolinea il cellulare, e poi qualche arpeggio ogni tanto giusto per enfatizzare i vari momenti. E poi c'era questo bel bassone che fa da pad a tutto quanto. Altre cose strane, ah, poi ci sono un po' di cori sparsi, ci sono delle voci che entrano sempre quando riguarda la foto della famiglia per ricordare comunque la voce femminile. Ho fatto questa sorta di rise col coro e poi gli ho dato un inviluppo crescente e l'ho troncato. Qui ho fatto un giochetto, siccome prima lui stacca la foto e poi stacca l'immagine, ho fatto il doppio rise. E poi entrano finalmente i nostri Taiko. Ah, che cosa brutta, ok. Qui ho fatto un po' di robe strane con l'equalizzazione, perché nella prima parte ho tolto bassi per dare enfasi ai celli, e nella seconda parte, siccome i celli non c'erano, ho gonfiato le basse con un airbase. Verso la fine, siccome ho chiuso il loop, gli ho dato un riverbero per continuare la coda. La cosa più interessante era il filtro del basso. Sì, ok, questa era la cosa più interessante, che quando sale le scale c'è questo basso e c'è il filtro che si va aprendo man mano che lui sale per dare un senso di ascesa. Dopodiché qui, questa è stata una parte che ha fatto perdere un bel po' di tempo e secondo me, a dire la verità, non mi è uscita proprio benissimo. Sono stato molto indeciso fino alla fine, perché non riuscivo a trovare bene la quadra. Perché qui, nel momento in cui lui si ferma, io volevo dare un'enfasi al fatto che appunto si fermasse per guardare il cielo. Con le percussioni, che alla fine ho lasciato, siccome facevo lo stesso giochetto qui, toglierle anche in questo punto mi sembrava una ripetizione un po' eccessiva. No, niente, era meglio toglierle. Sono stato un cretino. Lasciate quando le devo togliere, basta. E ho appena deciso che ho perso perché non ho tolto. Le percussioni, Gesù, sono veramente stanco. Era un contest abbastanza semplice, si doveva fare una colonna sonora di un minuto, alla fine si poteva fare con dei suoni già in partenza molto limitati, quindi era un entry abbastanza semplice, l'ho fatto in 24 ore perché mi riduco sempre all'ultimo minuto, però ci tenevo a partecipare perché è divertente. Se voi seguite l'hashtag nel link, vi faccio vedere qui.
Se voi andate a vedere sotto questo hashtag, praticamente vi spuntano tutti quelli che hanno messo questo hashtag. Se vi fate un giro su questi qui, sentite anche cosa hanno fatto gli altri. Fatemi sapere cosa ne pensate. Tutti quelli che sentite, secondo voi qual è il migliore? Se quello che ha vinto effettivamente meritava di vincere o se ne avete visti di migliori? Scrivetemelo nei commenti. Va bene, io direi che vado a dormire. Non ceno neanche perché sono troppo stanco. Troppo sonno, troppo mal di testa. Perché io mi metto a registrare i video alle 10 di sera se avevo il pomeriggio libero? Perché? Perché ho passato tutto il pomeriggio a vedere quale microfono suona meglio tra questo a condensatore, questo dinamico, questo wireless. Ho fatto tutte le prove di impostazioni. Ma perché, Dio buono, dico io, se un microfono funziona? Perché non mi piace vedere questo coso qua davanti. A me i microfoni troppo vicini alla bocca non è di mio gusto, ecco, preferisco avere l'immagine libera, però non ci riesco mai. A proposito di immagine, ma basta questa luce, ma questa luce è così, basterà. Sono abbastanza illuminato. Sono abbastanza illuminato. Basta, dormo, vado a dormire.